Antonietta Santavenere, RSU della CISL, siete qui in presidio per la vertenza 3G, sono stati annunciati più di 100 esuberi, che cosa chiedete? Allora, noi oggi siamo qui e sono qui come appunto RSU CISL, Fister CISL, insieme alle altre RSU della UIL e della UGL. Cosa chiediamo? Chiediamo la presenza della politica locale e regionale che fino a questo momento è stata totalmente assente. Noi abbiamo avuto un altro incontro al Ministero e alla domanda del funzionario del Ministero di chi fosse presente appunto sul territorio regionale abruzzese non c'è stata risposta, c'è stata una nota per quanto riguarda la Regione Molise, ma per la Regione Abruzzo niente. Quindi a questo punto noi il 5 abbiamo l'incontro che è definitivo, quindi questa spada che ci pende sulla testa, noi vorremmo capire se comunque sul territorio c'è un interesse perché questa azienda vada avanti, perché rischiano 102 lavoratori ma ce ne sono 600 dipendenti di 3G. Questa azienda è in forte difficoltà, quindi noi vogliamo capire a questo punto la politica fino a che punto può intervenire, in che maniera può intervenire. La questi nostra 100... disponibilità c'è tutta. Questi 100 esuberi annunciati potrebbero essere soltanto l'inizio? Sicuramente sì, in un contesto sia territoriale che nazionale dove il call center, il mondo del call center è in grave difficoltà perché le gare al massimo ribasso hanno creato un indotto che è un cerchio, un circuito senza fine e oltretutto a fine di agosto abbiamo avuto anche una sentenza della Corte di Stato che in poche parole ha decretato che il lavoro della persona, dell'operatore di call center è di basso profilo, quindi con questa sentenza è come se si invitasse i proprietari, le aziende di call center ad andare a operare altrove, all'estero. Come stanno reagendo i lavoratori alla proposta di esodo volontario? Sono molto sfiduciati al momento.